Benvenuti, speciale TG, domenica, il voto. Ci sarà un dibattito questa sera, è il dibattito dei due candidati a sindaco per il ballottaggio. Le regole sono molto stringenti e sarò veramente molto severa. Le spieghiamo rapidamente. Dopo ciascuna domanda, ciascun candidato a turno avrà a disposizione 2 minuti per rispondere e 1 minuto ciascuno per replicare. Naturalmente nella risposta i candidati si interverranno l'uno all'altro. In più sul tavolo ciascuno dei due ha 3 carte jolly che potrà utilizzare, valgono 1 minuto ciascuna ed è 1 minuto supplementare che i candidati potranno utilizzare sia per aggiungere di 1 minuto i 2 minuti della risposta ma anche per aggiungere di 1 minuto il minuto della replica. Potranno utilizzarlo anche per esempio, fare una domanda all'altro candidato. Regole molto strette, questo ci impone e siamo anche felici di accoglierlo, il regolamento per il rispetto della par condicio, per il rispetto evidentemente dei diritti all'interno di questo contraddittorio in una fase estremamente delicata. E allora le regole d'ingaggio le abbiamo dette, sarò molto severa, vi prego di aiutarmi a rispettarle. Ci stringiamo la mano, i due candidati si stringeranno la mano. Sigla. Benvenuti, buonasera, buonasera a questo speciale del TG. Allora, estraggo subito, andiamo veloci, il primo a parlare questa sera è Alessandro Volpi nel rispetto delle regole che abbiamo appena spiegato. Che parta intanto la scheda, prego la regia, con l'RVM. Alessandro Volpi, sindaco uscente, classe 63, è il candidato del centro-sinistra sostenuto da 7 liste. Sinistra Massa Città d'Europa, Uniti per la Città, Volpi Sindaco, Partito Democratico, Sinistra Progressista per Massa, Amare Massa e Articolo Primo. Docente nella Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Pisa, nel 2008 viene nominato assessore al bilancio dall'allora sindaco di Massa Roberto Pucci. Nel 2013 presenta la sua candidatura a sindaco di Massa e viene eletto al primo turno con il 54,17% delle preferenze. Alle primarie dello scorso 22 aprile vince contro lo sfidante Simone Ortori di Articolo Primo con il 71%, alle amministrative dello scorso giugno con il 33,94% e 11.942 voti guadagna il ballottaggio e all'indomani dichiara la prossima amministrazione dovrà essere un soggetto collettivo fondato sul patrimonio di esperienze che le nostre liste, continua Volpi, hanno saputo porre in essere. Prima domanda, il lavoro. L'occupazione è una grande priorità nel nostro territorio, naturalmente alla luce del tasso di disoccupazione così importante e che naturalmente grava sulle fasce più giovani, il discorso che potremmo aprire per raccontare quali potrebbero essere le azioni che la nuova giunta decide di mettere in atto per modificare il trend, naturalmente coinvolgendo molti aspetti, ci porta a fare un discorso estremamente complesso. Allora vi chiediamo quali sono le prime 3 azioni che mettereste in atto nell'ipotesi in cui foste i primi cittadini. Prego, 2 minuti. La prima azione penso sia già nella sostanza in essere. Noi dobbiamo continuare nella bonifica delle aree industriali perché per creare nuova occupazione abbiamo bisogno di aree che sono aree che devono essere liberate dagli attuali vincoli. Le aree della zona industriale costano troppo e chiaramente soltanto con la bonifica delle aree diventerà possibile favorire nuovi insediamenti che creeranno nuova occupazione. Questo penso sia un elemento assolutamente decisivo. C'è poi la necessità di intervenire come seconda misura con tutte quelle forme di incentivo che servono per creare nuovo lavoro. Ci sono in questo senso l'accordo di programma che favorisce la reindustrializzazione, quindi insediamenti che abbinando
la bonifica con il sostegno alle imprese può consentire la crescita dimensionale delle imprese che già esistono e insediare qui nuove aziende. Poi abbiamo il provvedimento delle zone franche urbane, proprio oggi è stato pubblicato l'elenco delle 1400 aziende del nostro territorio che sono state interessate da possibili sgravi fiscali, aziende, professionisti, anche questo è un ulteriore incentivo. Poi c'è la partita determinante del turismo, rispetto alla quale io penso sia determinante l'influenza, l'influsso che può esercitare il regolamento urbanistico. Il regolamento urbanistico consente lì allargamenti delle strutture alberghiere esistenti, consente una rimodulazione dell'offerta turistico-ricettiva, consente agli stabilimenti balneari di poter essere più competitivi, ai campeggi di riqualificarsi e alle colonie di diventare finalmente strutture alberghiere. Da questo punto di vista l'insieme di questi fattori può servire ulteriormente a fare qualità e occupazione. Una idea aggiuntiva, utilizzare il BIC, cioè l'ex area della regione, per fare una serie di start-up fortemente innovative destinate ai giovani. La parola passa al candidato Persiani, noi prima però vediamo l'RVM per piacere. Francesco Persiani, classe 65, è il candidato del centrodestra, sostenuto da Fratelli d'Italia, Persiani Sindaco, Lega, il Popolo della Famiglia, Forza Italia. Avvocato del Foro di Massa e presidente della Camera Penale, uomo della società civile senza tessere di partito, ha il sostegno unito del centrodestra, come già accaduto a Pisa e Siena. Oggi la nostra lista, ha dichiarato Persiani, insieme a tutto il centrodestra unito, rappresenta un'alternativa vera al governo di centrosinistra che amministra Massa dal 94. Al primo turno delle amministrative lo scorso 10 giugno, con il 28-18% e 9.916 voti, guadagna il ballottaggio e all'indomani del risultato dichiara che gli unici apparentamenti che siglerà saranno con i disoccupati, con Marina di Massa, il centro storico e le zone montane, con chi vuole fare impresa, continua Persiani, con gli operatori del turismo e le periferie. Insomma, nessun apparentamento con altre liste, partiti o movimenti, nel tentativo di rafforzare percentuali sulle preferenze e il rilancio degli hashtag Persiani Sindaco e Coraggio Massa. Abbiamo estratto, evidentemente facciamo il controllo. E infatti, prego. Ma, una domanda molto interessante, mi fa piacere che sia la prima domanda che ci viene rivolta, perché il tema del lavoro per noi è l'argomento principale della nostra campagna elettorale. Abbiamo voluto parlare all'inizio anche di altri argomenti, però poi strada facendo ci siamo sempre più concentrati sulla questione del lavoro. Abbiamo segnalato, evidenziato dei dati molto preoccupanti per il nostro comune, per la nostra città, per la nostra realtà territoriale. Abbiamo segnalato come i dati della disoccupazione siano tra i più alti del centro-nord, se non i più alti del centro-nord, la disoccupazione giovanile oltretutto abbia dei dati particolarmente preoccupanti, inquietanti. Di fronte a questa situazione è evidente che soltanto costruendo le condizioni in un prossimo futuro per poter ridare occupazione ai giovani, alle donne, agli uomini, a coloro che magari sono a metà strada per la pensione e quindi non sono riusciti ancora ad arrivare a quella che è la sicurezza per sé e per la famiglia, dobbiamo ricominciare a ricostruire le condizioni perché si possa in qualche modo avere una migliore qualità di vita, una migliore qualità del lavoro e soprattutto investire quindi nella formazione, nei diritti, nel rispetto delle regole perché sia una buona occupazione, un buon lavoro, un lavoro sicuro, un lavoro che possa in qualche modo permettere alle famiglie di guardare al futuro. Come lo faremo? Ovviamente l'aumento dell'occupazione non si può improvvisare, dobbiamo gettare le basi di un rinnovamento di quello che è il tessuto economico che è stato in questi anni a nostro giudizio piuttosto trascurato. Dobbiamo quindi portare a crescere competenze professionali, accompagnare mobilità professionale, flessibilità del lavoro. Le prime cose che faremo saranno un tavolo di concertazione istituzionale con tutta la provincia, regione, comune e quant'altro per poter mettere insieme sia i datori di lavoro, sia le imprese, sia le organizzazioni sindacali. E poi una conferenza permanente sul lavoro e l'occupazione, sede di confronto delle parti sociali, dell'amministrazione, proprio per la definizione di strategie idonee per poter in qualche modo pensare a nuova occupazione. Candidato Volpi.
rapidissimamente dico al candidato personale, il tavolo istituzionale in realtà esiste ormai da tempo e cerca di supplire anche le difficoltà che ha in questo senso la provincia. Voglio aggiungere però alcune considerazioni rapidissime a quello che dicevo prima. Io penso che in questo territorio siano necessari alcuni provvedimenti che favoriscano lo sviluppo ulteriore della nautica, che è uno dei temi di insediamento in quest'area, in modo particolare la possibilità di avere uno sbocco al mare. Noi dobbiamo trovare la soluzione perché tutte quelle attività che hanno a che fare con il refitting, che hanno a che fare con, diciamo, la manutenzione e lo sviluppo della nautica possano avere successo, e quindi le azioni amministrative devono andare in quella direzione. Dobbiamo lavorare molto anche, l'abbiamo già fatto con le denominazioni d'origine controllata sui nostri prodotti agricoli, perché abbiamo un'agricoltura che è un'agricoltura d'eccellenza e ha bisogno di una protezione attraverso la denominazione. Noi abbiamo fatto IDECO nel corso dell'ultima consigliatura, e poi penso sia importante sviluppare i turismi, come dicevo prima, non soltanto il turismo di natura legata al balneare, ma anche i turismi montani, come in parte abbiamo cominciato a fare lavorando con il CAI e con altre realtà, con il rifugio Pian della Fioba e l'orto botanico. Di replicare che se questo tavolo istituzionale fosse stato effettivamente utilizzato come si doveva utilizzare e come noi utilizzeremo, come lo faremo, non ci troveremo con questi dati di disoccupazione, perché il problema è che la crisi economica ha toccato tutto il territorio nazionale. Però come mai noi abbiamo avuto il dato peggiore? Vuol dire probabilmente che l'amministrazione non ha avuto quell'attenzione, quell'accortezza, quella sensibilità e non ha utilizzato quelle strategie da mettere in campo per mettere insieme tutte le energie che potessero in qualche modo portare a nuova occupazione. Questo è un problema veramente emergente, un problema allarmante, perché se un giovane su due a massa non trova lavoro o non lavora o addirittura non lo cerca, dobbiamo cercarglielo noi. Allora dovremo trovare anche il modo attraverso il comune di accedere a tutti quelli che possono essere gli strumenti per far partire delle start-up, per arrivare a dei finanziamenti europei, quindi fare creare con loro dei progetti, creare una migliore formazione, creare soprattutto una classe di lavoratori che sia in grado anche sotto il profilo innovativo, tecnologico, di recepire quelle che potrebbero essere le istanze che possano provenire da aziende che vogliono insediarsi nel nostro territorio. Noi agevoleremo questo processo. Vuole utilizzare il jolly? No. Seconda domanda, parto da lei. Allora, la quota, rimaniamo sul lavoro e parliamo del lavoro e della formazione. La quota dei laureati nella nostra città è dell'8,5%, il dato invece nazionale è del 17%. Allora, le maggiori richieste di lavoro pongono come condizione una precedente esperienza lavorativa. Il dato del 66, ma insomma più la figura è specializzata e più questa rappresenta una condizione indefettibile. Allora, la riforma della scuola con la previsione dell'alternanza scuola-lavoro probabilmente molto ha fatto in questo senso, però gli obblighi della pubblica amministrazione vengono visti, leggevamo un resoconto delle Camere di Commercio, nell'obbligo di adeguamento delle strutture degli edifici scolastici, ma poi proprio nelle azioni tese a favorire il collegamento tra la scuola e il lavoro e, perché no, dicono, le attività artigianali che siano collegate con le attività tipiche del territorio, penso al marmo, ai laboratori del marmo. Allora, quali azioni concrete in questo senso per agevolare il momento del passaggio dalla formazione alla professione? Ma effettivamente questo è un problema che si pone a livello nazionale. Ovviamente non è che a livello comunale possiamo fare dei salti mortali e dobbiamo limitarci a prendere atto di quello che è un po' l'insieme del mercato del lavoro che viene proposto. Ad esempio, io l'alternanza lavoro nel mio studio professionale ho avuto già modo di espletarla, e ho avuto dei ragazzi del liceo che in più occasioni presso il mio studio hanno anche svolto dell'attività, seguendo l'attività professionale di un avvocato. Francamente ritengo che questo sia un po' un palliativo, perché ho visto che, così come mi hanno accennato questi ragazzi, di aver fatto tutte queste ore, più di 200 ore nelle loro classi, nelle loro scuole, insieme agli altri compagni, non hanno portato a grossi contributi, semplicemente sì, è una forma di conoscenza, sanno eventualmente cosa potranno scegliere dopo il diploma. Ma quello che conta poi è il problema che abbiamo dei laureati che non trovano, che non hanno possibilità di essere invece di trovare collocazione nel nostro territorio, perché non ci sono le risposte adeguate per la loro qualifica, per le loro capacità
di professionali che hanno acquisito con dei titoli di studio più elevati. E quindi il Comune deve in qualche modo supplire a questa cosa. Noi pensiamo quindi a bandi pubblici, ad esempio, per sviluppare progetti per i nuovi talenti, che potrebbe essere un modo per incominciare a ricollocare in qualche modo persone che altrimenti dovrebbero uscire dal nostro territorio e andare addirittura all'estero. E poi ovviamente utilizzare tutte le risorse possibili e immaginabili, ripeto, ho detto prima in parte per quanto riguarda il lavoro, ma direi che per i giovani in particolar modo, quello che riguarda i fondi europei che debbono essere, che ci sono, che esistono e che possono essere utilizzati. Ci sono anche voucher regionali, ci sono anche altri progetti che si possono in qualche modo creare attraverso una, che cosa? Attraverso una rete. Una rete di imprese, una rete di dialogando con le associazioni, con le categorie, perché in realtà questi strumenti in parte sono già stati utilizzati e si utilizzano, però c'è poco coordinamento. Noi faremo più coordinamento, più programmazione e faremo soprattutto più rete. Sì, io penso, come diceva lei, in realtà i comuni si occupano fondamentalmente dell'istruzione primaria, cioè dagli asili fino alle scuole medie, però ci sono alcuni aspetti della formazione superiore che a mio modo di vedere sono importanti e possono essere ulteriormente sviluppati. Noi abbiamo cercato di lavorare per fare in modo che le nostre scuole superiori si possano mettere in relazione col sistema produttivo. Cioè io penso, per esempio, che questo territorio ha alcune grosse opportunità dal punto di vista manifatturiero. Uno è il polo della meccanica, uno è il polo della nautica. Noi dobbiamo fare in modo che quello che già esiste, penso per esempio all'Istituto Meucci, alcune realtà che stanno già lavorando in sinergia con il Pignone, in sinergia con i cantieri navali, con la nautica, possano preparare i loro diplomati in maniera tale che siano più pronti per il mercato del lavoro. Al tempo stesso dobbiamo chiedere a queste grandi aziende di lasciare sul territorio una formazione che in parte già stanno facendo e che è importante per la qualificazione della manodopera. Poi ovviamente i nostri licei hanno una vocazione specifica molto importante, noi abbiamo cercato di sostenere i nostri licei nelle attività culturali, nelle attività teatrali, anche in quel tipo di attività che servono non solo alla formazione dello studente in quanto studente, ma anche a dargli una prospettiva che poi magari alla lunga può diventare anche un'occupazione. E poi c'è il grande tema dell'istituto alberghiero. L'istituto alberghiero è un'eccellenza, noi abbiamo fatto un investimento insieme alla Regione perché la Ugo Pisa di proprietà comunale diventi un grande convitto per l'alberghiero, e lì possiamo stabilire, la scuola ha già avviato questi percorsi, dei contatti con l'Istituto di Scienze Alimentari di Parma, di Colorno, per poter provare a fare qui l'estate dei corsi che sono dei corsi estivi, appunto, che si occupano di tematiche alimentari. E poi, lo accennavo prima, sarò modo tornerò, io penso che l'area del BIC di proprietà regionale può diventare veramente un insieme di manifatture digitali che potrebbero dare occupazione ai nostri giovani laureati. Candidato, vuole replicare? Replico in questo senso, nel senso dicendo che sì, queste sono delle proposte che anche il sindaco uscente pone sul tavolo e quindi rilancia per i prossimi anni. Mi pare che però ritorna allarmante il dato che a oggi però queste cose non sono state attuate. Mi riferisco soprattutto a quello di poter creare dei progetti, dei bandi pubblici, di attingere a dei fondi europei. Tutto questo sul nostro territorio è completamente assente. Quindi mi domando effettivamente se vi sia stata ad oggi un'attenzione verso questa problematica, se vi sia stata un'attenzione verso il mondo dei giovani, e visto che comunque tutti i giorni, ogni giorno che incontro, che parlo con le persone, i genitori si lamentano del fatto che i figli che possono andare a scuola e che in realtà possono avere un diploma, una qualifica professionale, non trovino poi riscontro nel nostro territorio e una possibilità di dimostrare questa capacità, di mettere in atto, quindi di crearsi una famiglia, di crearsi un futuro in questo territorio, mi lascio abbastanza perplesso. Quindi prendo atto che c'è questa disponibilità per farlo, però noi credo che saremo in grado di farlo molto meglio. Sì, no, due considerazioni. Intanto, va bene, la formazione professionale è una competenza della provincia. Storicamente, tra l'altro, la nostra provincia è una provincia che ha lavorato molto su bandi europei, su voucher e tutti questi meccanismi che servono a formare i nostri giovani. Il Comune lo fa con un ufficio politiche giovanili che nel corso degli ultimi anni ha partecipato a quasi tutti i bandi che sono stati fatti uscire, producendo ovviamente gli effetti che vanno in quella direzione. Io penso che lo sforzo, come dicevo prima, debba essere fatto però soprattutto per far capire alle giovani generazioni che è importante avere una formazione specifica e qualificata, perché anche nelle aziende che popolano il nostro territorio, coloro che hanno delle formazioni, che sono formazioni professionali di alto livello, che sono specializzate, sono specifiche per ciò che viene richiesto, il livello di occupazione
è certamente più alto, perché quel dato a cui si faceva riferimento è un dato che in larga misura si lega anche a una disoccupazione che colpisce in modo particolare e in forma più grave quelle fasce di giovani che sono meno qualificati. Ormai il futuro sta nella formazione qualificata come modo per sconfiggere la disoccupazione. Rimaniamo sul tema, candidato Volpi, occupazioni e bonifiche. Allora, la zona industriale potrebbe indubbiamente essere più attraente per gli investitori. Le bonifiche evidentemente procedono a rilento, c'è un rimpallo di responsabilità su chi ha inquinato. Allora, quali sono gli strumenti concreti per dare un'accelerata? Beh, l'accelerata è in essere, ora mi permetto di, come dire, parzialmente contestare l'impostazione della domanda. Noi abbiamo, dal 2015 è stato firmato un accordo che prevedeva la destinazione di 3 milioni di euro. Quei 3 milioni di euro sono serviti e di fatto stanno servendo per costruire, per definire un progetto generale di bonifica della falda, cosa che era mancata fino al 2015 perché i vecchi progetti erano stati considerati largamente inadeguati. Quindi 3 milioni di risorse pubbliche impegnate per la progettazione, impegnate per avviare concretamente, perché questa è stata avviata concretamente, la bonifica delle ultime aree residenziali che avevano bisogno di interventi di bonifica e gli interventi relativi davanti alla Colonia Torino. Questa progettazione ha consentito, avendo fatto la progettazione in virtù di questi 3 milioni del 2015, ha consentito a questo territorio di godere dell'arrivo di 21 milioni per realizzare il progetto di bonifica. Quindi è stato fatto dopo tanti anni il progetto si è tradotto nella richiesta di finanziamento, sono arrivati 21 milioni di euro che sono una rivoluzione dal punto di vista delle bonifiche, perché per la prima volta dal 1999, quando quest'area è stata dichiarata SIN, e anche da prima, sarà possibile aggredire l'inquinamento della falda con un cronoprogramma che è molto chiaro, cioè entro il 2021-22 bisognerà aver terminato la bonifica della falda, che vorrà dire certamente non risolvere tutti i problemi, perché ovviamente poi bisogna bonificare anche i terreni, ma soprattutto eliminare il problema più grande, che è quello dell'inquinamento della falda. Ecco, io penso che su questo si sia fatto un salto di qualità enorme, un salto di qualità che poi ovviamente implicherà una progettualità importante sulla gestione di questi impianti. Ma torno a dire, per la prima volta noi abbiamo la possibilità di finanziare, avendo già fatto il progetto, avendo già avviato gli interventi, questo tema che è decisivo per l'occupazione. Candidato per sé. Ma guardi, questo è proprio un tema sul quale io credo che ci si debba ancora aspettare tanto, perché tante parole sono state spese, ancora oggi se ne spendono, devono arrivare questi soldi. Ma la domanda era giusta, invece, secondo me avrebbero potuto, anzi per precisare, avrebbero potuto essere attraenti queste zone se si fosse fatto però nell'epoca in cui probabilmente gli investimenti erano ancora possibili, in cui un certo tipo di aziende, di industrie che magari non siano state nel frattempo toccate o colpite dalla grave crisi occupazionale che c'è stata, avrebbero potuto davvero intervenire e rilanciare il nostro territorio. Ora, tutto quello che è stato perso in questi anni sono danni irreparabili, non ce li restituirà mai più nessuno questi anni persi a dire che faremo. Anche adesso il Volpi dice che arriveranno questi soldi, verranno spesi, intanto sono stati utilizzati 3 milioni. 3 milioni per fare che cosa? Dei carotaggi, per vedere ancora, per studiare ancora la situazione? Tutte le volte si fanno degli annunci e si fa passare come se la cosa fosse dietro l'angolo. Poi lo vedremo anche per altre questioni. In realtà tutto questo sono soltanto annunci, sono anche a livello, diciamo, un po' spot elettorale. Noi certo, chiaramente, che vorremmo lavorare col governo, vorremmo in qualche modo trovare ampia risposta da parte ora di quelle che sono, perché noi interverremo in maniera veramente concreta sotto questo profilo. Quindi noi ci attiveremo in tutte le sedi regionali, nazionali, per poter dire che una volta per tutte la regione, lo Stato, si deve ricordare della nostra situazione, perché noi siamo alla stregua della terra dei fuochi, ma nessuno ci considera come tali. E quindi non bastano 21 milioni, ce ne devono mandare di più, devono risolvere una volta per tutta la situazione. Ho già detto che i dati della mortalità sono impressionanti. La gente è stufa di ammalarsi perché ancora la politica non è in grado di poter gestire questa situazione. Come si fa per bonificare? Si bonifica, non ci sono altri passaggi, cioè non è che bisogna andare a cercare delle cose strane. Cioè, ora arriveranno questi soldi, speriamo, nel senso, credo che arriveranno. Il problema è che da quanto tempo ci promettono questa cosa? No, vede, io
qui non stiamo parlando di promesse, queste ci sono le delibere, io l'ho già in un'altra trasmissione, ho esibito la delibera, ma è facilmente accessibile, basta fare un qualsiasi tipo di accesso agli atti. Noi abbiamo guardi, questa se vuoi la porto la prossima volta. Grazie, abbiamo, è un po' che la sto aspettando. È un po' che la sto aspettando. Pubblicata, mi permetta, l'abbiamo pubblicata sul giornale, quindi basta che abbiamo pubblicato l'originale sul giornale sul e ce l'ha anche il comune e anche sul sito del comune di Massa. Quindi guardi, per questo siamo assolutamente, sto soltanto dicendo, questi sono fatti concreti, la differenza qui in questi dibattiti, purtroppo il farò e il futuro lo sento solo dal candidato del centrodestra, perché noi l'impegno reale dei, come dire, la spesa vera dei 3 milioni l'abbiamo già erogata e non abbiamo fatto i carotaggi, abbiamo fatto il progetto e realizzato una parte delle bonifiche e ugualmente 21 milioni di euro sono iscritti nei bilanci perché possano provvedere agli interventi che sono di fatto in corso d'opera e sarà una grandissima rivoluzione. Il futuro è semplicemente come qualsiasi cosa che inizia e si conclude, ma è già ampiamente iniziata con risorse disponibili, questo è il tema. Questo argomento delle bonifiche, la sinistra deve farla finita di raccontarci delle frottole, perché ora io non sto dicendo che adesso magari non c'è la delibera, è arrivata, sicuramente sono spuntate tanto delibere in un periodo in cui c'era anche campagna elettorale, in cui le cose devono essere anche bloccate, non parlo di questo, parlo di altro, poi lo vedremo, vedremo anche gli atti illegittimi che avete fatto durante campagna elettorale, i soldi che avete speso per farvi pubblicità. Il problema è questo, che la sinistra è 40 anni che governa, il centrodestra non ci ha ancora messo piede dentro quelle stanze, ce le volete far mettere e poi vi diremo cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo fatto. Il problema è questo, no? Il problema è questo, perché il sito del comune non sono state pubblicate le osservazioni al piano di regolamento urbanistico, non si trovano il piano del commercio, non si trovano, guardi, noi lo guardiamo il sito, lo guardiamo tutti i giorni, cerchiamo di avere dei dati, che non ci risultano. Ora, anche questo non è un fatto delle bonifiche, è una cosa che lei sta dicendo che si farà anche questo, quindi non le avete fatte. Lei doveva venire qua a dire le bonifiche sono completate, perché non è una rivoluzione fare le bonifiche, la rivoluzione è fare le bonifiche, è un dovere di una città, perché bisogna tutelare prima di tutto la salute dei propri cittadini e poi rilanciare l'occupazione, ma i dati che ci sono oggi dicono che tutto questo non è stato fatto. Vuole giocare il jolly? No, ma vede, dico semplicemente, non è questo il modo. Perché vede, la verità è una sola. Ripeto, sono tante di verità. Mi permetta, arrivare a ottenere 21 milioni di euro implica un lavoro e le assicuro che chi fa il sindaco sa che il reperimento dei fondi è una questione ancora più complicata che l'utilizzo dei fondi stessi. Noi ci siamo adoperati giorno e notte con infiniti viaggi romani per poter ottenere 21 milioni di euro, che sono una cifra esorbitante, perché quello che lei dice essere un dovere, l'Italia ha decine di siti di interesse nazionale e le risorse che sono state destinate dai governi di centrodestra e di centrosinistra sono sempre state estremamente esigue ed aver ottenuto 22 milioni e mezzo di euro, perché 1,5 milioni l'ha messo anche la Regione Toscana, più i 3 milioni che erano previsti per la progettazione, sono una cifra colossale che consentirà, il futuro è semplicemente, come le dicevo, perché il lavoro è iniziato nel reperimento dei fondi, nella fatica di ottenerli, avendoli rispetto ad altri territori che probabilmente non avendo fatto la progettazione non li hanno ottenuti, e portarli qui, aver acceso la macchina che ha fatto partire il sistema delle bonifiche, tutta documentazione assolutamente trasparente. Quale replicare? Più di quello ha detto che le bonifiche non sono state mai fatte. Allora passiamo al piano strutturale, al piano operativo, al regolamento edilizio. Allora il nostro territorio presenta varie disomogeneità, no? Commissioni con zone civili, residenziali, altre vocazioni, diciamo così, industriale o comunque artigianale e produttiva, penso alla zona dell'Alteta. Allora il piano strutturale è il piano di indirizzo strategico che poi è integrato con lo sviluppo della comunità locale. Allora qual è la visione di città dei candidati? Quindi l'indirizzo politico, in 2 minuti, difficilissimo, prego. Questa è una domanda che richiederebbe ben più di 2 minuti e poi comunque riguarda una visione che dovrà essere sviluppata anche a seguito di analisi che dovranno essere fatte in maniera competente. Non si può improvvisare una cosa di questo genere, troppe improvvisazioni, probabilmente ci sono state troppe decisioni approssimative e prese soltanto sulla base all'interno magari dei partiti per poter in qualche modo pensare al futuro della città. Innanzitutto dobbiamo confrontarci con un piano strutturale che è già stato pensato da
questo è dalla sinistra, è stato pensato tanti anni fa, ormai sta diventando anche uno strumento ormai obsoleto, oltretutto nel 2019 dovremmo rimettere mano a questo strumento perché è già in scadenza. È evidente che ci sono delle leggi, c'è la legge regionale toscana che dà dei limiti, che dice che non dobbiamo consumare territorio, oltre quello che oltre le aree che sono state edificate, e quindi noi pensiamo sicuramente a una città che deve guardare al futuro, una città che si deve rinnovare in tutti i settori, che deve pensare a dei parcheggi, soprattutto a una viabilità, deve pensare innanzitutto a creare la possibilità che la città possa muoversi nella direzione giusta e quindi nella direzione di crescita, una crescita che deve essere una crescita uguale per tutti, non ci devono essere aree degradate soprattutto, bisogna riqualificare quelle che sono le zone cosiddette periferiche, che noi non vogliamo chiamare periferiche ma che sono parte integrante della città, e quindi per questo dobbiamo prevedere anche a dei progetti che possono riqualificare le zone destinandole ad aree sportive, ad aree culturali, quindi è una visione di insieme. È una visione molto importante, perché sappiamo che dal piano strutturale poi che nascono tutta una serie di conseguenze, e noi questa attenzione al piano strutturale la dedicheremo certamente con attenzione, ripeto, dovremo rimetterci in mano molto presto, e questo è un altro problema, perché capisce, il piano strutturale deve essere poi attuato con regolamento urbanistico e quant'altro, se tra il piano strutturale all'attuazione del regolamento urbanistico passano degli anni, alla fine questi strumenti sono diventati vecchi proprio per il tempo, pensati in un'epoca sbagliata, e quindi alla fine diventano soltanto delle cose distorte, ma anche delle cose inattuabili. E questa è un'altra grave colpa che l'amministrazione uscente si deve comunque prendere e far carico. Anche qui, per la verità e la chiarezza, il piano strutturale è stato approvato definitivamente nel 2013, quindi il regolamento urbanistico è giunto a compimento sostanzialmente all'inizio del 2018, quindi stiamo parlando, tenendo conto che tutti gli strumenti urbanistici hanno due fasi, perché devono essere prima adottati, poi sono sottoposti alla pubblicazione, sono osservabili con dei tempi tecnici e poi devono essere riportati in consiglio, quindi e basta fare un confronto con quello che è successo nelle altre città della Toscana, peraltro molte delle quali sono ancora senza strumenti urbanistici, si vede che dal nostro punto di vista questa tempistica è stata la tempistica fisiologica, quindi noi abbiamo adesso in iter conclusivo un regolamento urbanistico che pone sostanza al piano strutturale e in qualche modo interpreta in termini attuativi il piano strutturale. Qual è la visione? La visione intanto è una visione che si basa sul recupero, cioè l'idea che bisogna prima di tutto puntare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, sia che sia residenziale, sia che si tratti di recupero di natura produttiva, perché in questo territorio esistono volumi, esistono dimensionamenti che sono ad oggi largamente inutilizzati. Attraverso il piano di recupero, attraverso il recupero dell'esistente, si può dare una risposta abitativa importante. Poi dentro il regolamento urbanistico, come dicevo prima, ci sono le condizioni dello sviluppo economico, perché c'è una profonda trasformazione della zona industriale che supera le frammentazioni e divisioni, quindi favorendo la libertà degli insediamenti, ha una visione turistica chiara con la possibilità di ampliamento degli alberghi, con la possibilità di sviluppo dei campeggi, qui abbiamo la più grande area di campeggio d'Europa, con la possibilità di recupero delle colonie. Ecco, questi elementi sono incardinati all'interno di uno strumento che dopo 40 anni è arrivato a conclusione in questo territorio. Quindi la visione è organica, il passaggio al cambiamento del piano strutturale sarà poi un atto normativo necessario come previsto dalla legge. Decoro urbano e periferie. Allora, prego? No. Non vuole replicare, non vuole utilizzare il minuto. No, ma era una battuta. Vuole. No. Prego. No, era una battuta. No, se vuole può utilizzare il suo minuto supplementare. No, non è obbligatorio. Questi sono i tempi massimi. 30 secondi voglio dire a questo punto. I tempi massimi che avete a disposizione. Dico, soltanto, non volevo dirlo, però a questo punto lo dico. Cioè, io ho sentito prima dire due frasi da Volpi, che sono queste, che io ritengo due frasi abbastanza sibilline. Una ha prima parlato di compimento del regolamento urbanistico, poi ha parlato di iter conclusivo del regolamento urbanistico. Beh, in realtà sono due parole che probabilmente, non so, sono un po' da burocrate, no? Nel senso che si riferisce a dei termini un po' particolari che forse la gente non capisce. Cioè, vuol dire che il regolamento urbanistico non c'è, vuol dire che non è stato approvato. Vuol dire che non sappiamo ancora in che tempi verrà approvato. Quindi quando si dice compimento è un'affermazione che non è del tutto vera. Quando si dice iter conclusiva può essere vero, ma quando si concluderà? Non se lo dice, perché potrebbe concludersi anche fra 6 mesi, fra un anno, non lo sappiamo. Quindi
E questa è l'affermazione che mi dispiace, cioè che si gioca un po' sulle parole. Io invece penso che alle persone vada spiegato bene quello che saranno i loro diritti e le loro possibilità. In questo caso il Comune non gli sta chiarendo questi sono questi diritti e queste possibilità. No, ma appunto ci tenevo a dire questo proprio perché per essere chiari ed estremamente... Noi questo Consiglio Comunale, pur con mille traversie, ha avuto la capacità di approvare quello che normalmente è, si può dire, i quattro quinti, forse anche di più, di un iter di uno strumento urbanistico, perché lo ha adottato, ha come dire, discusso le osservazioni e lo ha controdedotto. Quindi ha fatto il grande lavoro che è il cuore del regolamento urbanistico. Lo manda in regione perché la regione deve fare per legge la verifica della coerenza paesaggistica, non della coerenza dello strumento in quanto tale, ma la verifica della coerenza paesaggistica con dei tempi che sono contingentati per fare l'ultimo passaggio in consiglio. Vuol dire rapidamente, molto concretamente, che se non ci sono da parte della politica, e noi certamente questo non lo faremo, intoppi, entro la fine dell'estate a massa avremo dopo 40 anni totalmente operativo un regolamento urbanistico. Ma io mi gioco il jolly, guarda, perché su questa cosa veramente io vorrei andarci fino in fondo e vorrei capire, vorrei che stasera il sindaco uscente ci spiegasse se effettivamente, come risulta, le delibere del regolamento urbanistico non sono ancora state neanche trasmesse in regione. Se quindi quando queste delibere, quando verranno trasmesse in ragione, che, se la regione quanto ci metterà a prendere in carico queste delibere, quanto durerà questo processo di formazione del piano del PIT, del piano sotto profilo, del piano paesaggistico, se c'è una conferenza delle province, della regione, del comune che dovrà analizzare tutte queste cose, quindi dire ai cittadini con chiarezza quando pensa che, perché non si può dire tranquillamente così come se stessimo parlando, non so, forse a fine agosto raccoglieremo il grano, forse matureranno 10 ciliegie. Qui si sta parlando di persone, di aziende, di artigiani, di persone, di cittadini che stanno aspettando da anni, da decenni che qualcuno gli dica come modificare la casa, come frazionare un capannone, come modificare la sezione 2. Queste cose vanno dette chiaramente e noi questa cosa, questa certezza che l'avremo non c'è, anzi abbiamo tutti i segnali esattamente contrari, cioè vorrei dire che questa cosa siamo ben lungi da raggiungerla, allora, anche se noi ci metteremo tutto l'impegno per accelerare quello che non è stato fatto oggi. Faccio due considerazioni. La prima, se non ci fosse stato questo Consiglio Comunale noi saremmo infinitamente più indietro e questo i cittadini è bene che lo sappiano e non lo devono dimenticare perché ci sono stati consiglieri comunali che hanno votato le controdeduzioni e hanno consentito di chiudere quel pezzo di iter che è decisivo. Se non fosse stato fatto per la scelta di altre forze politiche, noi in questo momento non saremmo a discutere di nulla. L'iter di cui parla l'avvocato Persiani è un iter già definito, ci sono 60 giorni di tempo perché la Regione si possa pronunciare in quel tipo di materia, al termine della quale diventerà possibile il passaggio, ed è una materia di tipo paesaggistico, diventerà possibile il passaggio finale in Consiglio Comunale. Ma guardi, torniamo su questo argomento perché io veramente vorrei chiarirlo una volta per tutte, cioè nel senso che innanzitutto non è vero che avete fatto un'opera eccelsa, perché in realtà questi atti li avete fatti oltretutto dopo che erano iniziate anche la campagna elettorale formalmente, avete assunto, avete fatto delle, dopo aver avuto per mesi e mesi la sua maggioranza che le remava contro con gli stessi consiglieri che potrebbero entrare oggi in caso di sua vittoria, che le hanno remato contro proprio per la violazione di queste norme, perché non vi trovavate d'accordo su nulla. Cosa succede? Che a un certo punto avete trovato l'accordo proprio in limine litis alla fine quando si trattava di arrivare alla campagna elettorale. Cosa avete fatto? Avete fatto delle riunioni notturne, avete fatto degli atti che potrebbero essere anche un domani dichiarati illegittimi, cioè tutte cose le avete fatte semplicemente perché oggi si possa dire che avete fatto qualcosa, perché effettivamente se ne fosse, guardi, lo dico veramente con tutto il cuore, io lo capisco che lei ha dovuto fare questo, però l'ha fatto sulle spalle della città, perché se lei non avesse fatto questo, adesso le promesse che lei sta facendo, che ruotano tutto attorno al regolamento urbanistico, non le potrebbe fare, ma siccome lei non le può fare lo stesso, perché queste cose lei non ce l'ha in mano, quei documenti non ci sono e la Regione non deciderà nei 60 giorni, perché sennò lei non è a conoscenza di come funzionano le cose e quindi non è in grado di amministrare la città. Guarda, mi permetta, anche qui ribadisco il concetto. Le ribadisco il concetto che è molto semplice e molto chiaro. Noi abbiamo, quel Consiglio Comunale si è fatto carico dell'interesse della città, perché tutta quanta la città, e spero anche lei convenga, che se non fosse stato approvato il regolamento urbanistico, se non fossero state approvate le controdeduzioni al regolamento urbanistico, noi avremmo buttato via il lavoro di 10 anni e questo sarebbe stato un errore madornale, assolutamente madornale.
Sull'iter i nostri uffici hanno contatti quotidiani con la regione, perché funziona così per la definizione, perché la conferenza paesaggistica si fa con una preparazione. Guardi, le assicuro che sono preparatissimo su questi temi e la prego, come dire, di credermi ancora, su questo. Non ho ancora detto se sono andati la regione Toscana, ci sono stati numerosi contatti. No, non ha ancora mai detto dicendo, mandato, non li ha mandati. Le ho già ripetuto ancora. Una parte degli atti è stata trasmessa alla regione per le verifiche. È un iter, come dire, come complesso, qualsiasi iter complesso, un lungo, che complesso. Ha la stessa, ha una durata finale, che sono i 60 giorni entro i quali, dal momento in cui l'iter è avviato, e quindi di conseguenza, come le ribadivo in origine, entro la fine dell'estate, se noi saremo confermati per il bene della città, noi avremo le condizioni per approvare, questa città avrà finalmente le condizioni per rendere operativo l'evento urbanistico. Cambiamo domanda, cambiamo argomento, non possiamo più tornare su questa. Allora, alcuni cittadini lamentano un difetto nella cura, nella manutenzione delle aree pubbliche. Candidato Persiani, a lei. Allora. Al di là ora delle zone centrali, che sono evidentemente molto curate, nelle parti più periferiche della città, ma parti di grande passaggio, no? L'Aurelia, Via Oliveti, Via Catagnina, per citarne alcune, molto hanno fatto anche le proloco, però non basta. Allora chiediamo se c'è un progetto in questo senso, un progetto di manutenzione ordinaria, continua, che abbia proprio come riferimento queste zone, che non sono squisitamente centrali, non sono neanche estremamente periferiche, ma soprattutto sono di grande passaggio. Ma certo, è evidente che dovrà essere organizzata tutta la cura del decoro della città, ma la città deve essere curata tutti i giorni, 365 giorni l'anno, per tutti i 5 gli anni di mandato, fare in modo che nessuna zona sia trascurata. Purtroppo assistiamo, io ho girato tutto il territorio in questi mesi, da cima a fondo, da monti a mare, destra frigido, sinistra frigido e quant'altro. La situazione purtroppo è un po' dovunque la stessa, cioè c'è un grande abbandono della situazione, ci sono erbacce da tutte le parti, ci sono cartelli non tenuti bene, cartelli abbattuti, cartelli storti, c'è una segnaletica inefficiente, la gente si lamenta, quindi voglio dire, è evidente che questo è, tra l'altro, oltretutto, prima dicevamo l'aspetto del lavoro, la gente invece in realtà purtroppo percepisce per prima cosa questo, percepisce di vivere in una città brutta, in bianco e nero. Noi vogliamo una città bella, a colori, una città dove ci abbia piacere di poter girare per le nostre vie, passeggiare, tenerle bene. Abbiamo, ogni tanto passo su Piazza Garibaldi, vedo quella Piazza Garibaldi che ha gli autobloccanti come si hanno a volte nei parcheggi dei condomini, con rispetto a parlare dei parcheggi dei condomini. Pensiamo, se già il centro città è tenuto in quel modo, figuriamoci le aree, quelle cosiddette più laterali, più esterne, ripeto, abbiamo dei borghi meravigliosi, abbiamo dei borghi che potrebbero essere tenuti in maniera meravigliosa, pensiamo alla montagna, pensiamo a Casette, pensiamo a Canevara, ci sono delle zone che devono essere in qualche modo tenute bene, curate anche nei dettagli, e noi provvederemo a un piano, un progetto, una programmazione che andrà con degli stanziamenti di bilancio, quindi miglioreremo anche i fondi per questo settore all'interno del bilancio preventivo, per andare a fare in modo che questa cura avvenga tutti i giorni, perché se la facciamo tutti i giorni alla fine ci costerà di meno, vivremo tutti in una bella città e potremo anche pensare poi ad accogliere bene i turisti. Candidato, io, come dire, il tema della manutenzione è un tema centrale. La nostra città è una città che ha 94 parchi, di cui alcuni di proporzioni e dimensioni enormi, penso alla Gupita, che sono 140.000 metri quadrati. Io, in campagna elettorale si può dire, poi è legittimo dire tutto, saremo in grado di garantire la pulizia. Io, come dire, auguro a chiunque. Noi in questi anni abbiamo messo costantemente in bilancio cifre importanti per la manutenzione del nostro territorio, che è un territorio complesso, perché è un territorio che arriva a 2.000 metri d'altezza, ha, come dire, i sentieri della montagna che abbiamo cercato di ripristinare lavorando con il CAI, lavorando con le associazioni. Abbiamo dovuto fronteggiare il rischio frana in gran parte delle nostre colline con milioni di interventi. Le montagne, prima ancora che il tema della manutenzione del verde, hanno il problema della manutenzione idrogeologica, che ci ha portato via anche qui milioni per sistemare interi versanti, e quelle sono le risorse di bilancio. Cioè bisogna partire da quelle che sono le priorità vere, non si può pensare che ci si preoccupa solo del verde quando abbiamo un territorio che ha questo tipo di criticità. Sul verde abbiamo
abbiamo adoperato vari strumenti, abbiamo utilizzato le borse lavoro, abbiamo fatto convenzioni con il carcere, abbiamo fatto convenzioni con il consorzio di bonifica, abbiamo creato anche per dare una risposta occupazionale i lavori di pubblica utilità con fondi di bilancio. Lo sforzo deve essere fatto e sarà fatto ulteriormente con grande continuità. Abbiamo provato e ci siamo riusciti in parte a coinvolgere le Proloco perché hanno fatto lo sforzo e ci hanno dato una mano, abbiamo realizzato l'adozione di numerose delle rotonde del nostro territorio, cioè lo sforzo per lavorare sul verde, sul decoro è uno sforzo costante e porta e drena risorse importanti dal bilancio del comune. Questo è quello che abbiamo fatto, lo faremo sempre più e sempre meglio perché è chiaro, siamo tutti d'accordo che quella sia una, diciamo così, dei biglietti da visita del territorio, ma bisogna avere chiaro la complessità generale del tema. Ma guardi, ora io capisco tutto e sono qui per fare un confronto corretto e leale. È evidente però, mi scusi, che io non posso dire quello che ho fatto, scusi, io non accetto più questa forma di confronto. Ma lo dirò, ma lo sto dicendo, se lei non mi ascolta, se lei non ascolta, le ho detto che facciamo una programmazione del taglio dell'erba, l'abbiamo detto 20 volte, no, perché non funziona, non l'avete fatta, perché l'erba... È un problema di risorse di bilancio, va individuata la priorità. Vi fermo, vorrei replicare. Andiamo in pubblicità.